Buonasera girovaghi, siamo sotto l'acqua perché appena siamo arrivati è iniziato a piovere. Siamo al lago Santa Croce, all'altezza sopra Vittorio Veneto. Siamo partiti alle 3:30 da casa e niente, volevo farvi vedere un attimino il lago, ma prima faceva due gocce, adesso comincia a piovere molto molto bene. Quindi faccio una panoramica veloce, siamo parcheggiati qua per la notte, siamo soli, lungo la strada, comoda, sta proprio bene. E niente, adesso vediamo se smette di piovere, poi ci riprovo. A dopo. Buongiorno mondo. Appena svegli, si vede. Giovedì 24 giugno 2021. Abbiamo appena trascorso la notte in un piccolissimo parcheggio accanto al lago di Santa Croce. Notte tranquilla, fresca, dopo giorni di afa. E stamattina un sole meraviglioso.
insieme a Casso, che è stato sommerso dall'onda di ritorno sollevata nella diga, nel bacino della diga del Vajont, per via della frana che è scesa dal monte Toc, ha invaso il bacino, la gran parte dell'acqua ha tracimato oltre la diga e è andata a infilarsi nella valle del Vajont e a sommergere Longarone, mentre una parte è salita nell'altro versante e ha sommerso Erto e Casso.